stati questi primi 9 mesi del 2015 della moda? Allora, sono andati complessivamente bene, con un gran secondo trimestre e un terzo trimestre ancora buono, sia per il tessile che per l'abbigliamento, ma meno buono del secondo. Quindi abbiamo avuto un mercato molto strano, ossia ci sono dei fattori importantissimi, che sono sicuramente l'euro, che è più debole rispetto a gran parte delle valute, al dollaro eccetera, che ha reso più competitivi i prodotti italiani e europei. C'è il prezzo del petrolio che è sceso, quindi ha dato più capacità di acquisto alle famiglie. Inoltre c'è stato il forte influsso della BCE, che ha dato più soldi a famiglie e imprese. Tutto questo sta dando dei benefici, però ci sono stati dei fattori gravi, quali il terrorismo. Abbiamo visto anche recentemente a Parigi cosa è successo, ma ci sono stati vari fattori che creano instabilità, incertezza al consumatore. La Cina durante agosto ha creato molta instabilità, e quindi la Cina è uno dei mercati di acquisto maggiore, oltre che di produzione, nel tessile abbigliamento, quindi questo crea non poca insicurezza alle aziende. Devo dire che le aziende italiane hanno saputo in questi anni investire molto bene e hanno saputo essere sempre più competitive, quindi mi riferisco soprattutto a quelle del tessile abbigliamento. Stiamo adesso avendo i benefici di questi investimenti. Abbiamo investito nei prodotti, nei servizi, molto anche nei negozi, quindi siamo riusciti a fare nel mondo una rete di negozi importanti. PT Immagine serve proprio come ponte alle piccole e medie aziende per andare a espanderci nei nuovi mercati, ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo più di 1100 brand che espongono 2 volte l'anno a PT Uomo e a PT Bimbo, altri 500 e a PT Filati e così via. Il nostro obiettivo è quello di attrarre sempre di più i compratori da tutto il mondo, che arrivano circa 20.000 per rassegna, e creare sempre di più una sinergia con Milano, facendo proprio la settimana della moda uomo in Italia in gennaio e anche in giugno, in modo che si crei una grande forza di attrazione, perché se ci sono dei paesi che sono in difficoltà, ci sono dei paesi emergenti dove ci sono molte più spese, molti più consumi. Noi abbiamo circa 1 miliardo di nuovi consumatori nel mondo. Credo che l'eleganza accessibile del Made in Italy sia estremamente gradita, apprezzata, e quindi dobbiamo riuscire a convincerli a mettere i nostri marchi medi piccoli, mentre i grandi stilisti sono già presenti, hanno fatto delle bellissime boutique. Quella che noi chiamiamo eleganza accessibile è ancora poco presente, quindi c'è un'enorme potenzialità per i Made in Italy.